Volocopter firma una partnership con Japan Airlines per sviluppare e lanciare servizi di air taxi in Giappone, esplorando le opportunità di business utilizzando eVTOL. Nel febbraio 2020 il Japan Airlines Innovation Fund ha investito in Volocopter, che mira a creare e portare sul mercato taxi aerei elettrici di nuova generazione e tecnologia dei droni cargo per carichi pesanti, come parte del loro round di finanziamento di Serie C. Aircraft and all processes. Today, autopilots already play an important role in this safety-critical environment. However, with a human pilot still supervising the L'accordo automation, sottolinea che Volocopter e JAL lavorano su operazioni commerciali sostenibili permanenti di taxi aerei in Giappone. Stabilendo partnership locali, avvicinandosi congiuntamente a città e prefetture giapponesi e lavorando sulla domanda del mercato e l'accettazione sociale, JAL e Volocopter si prepareranno per il lancio commerciale in Giappone entro i prossimi 3 anni. An independent monitoring system will keep an eye on all components at any given time, whether radio communication, propulsion or flight plan. Without the system's approval and permission, no Volocity takes off. Volocopter, il pioniere della mobilità aerea urbana, sta sviluppando servizi di taxi aereo urbano per aggiungere una nuova dimensione di mobilità alle megalopoli. Stanno sviluppando taxi aerei alimentati a batteria di nuova generazione e droni per carichi pesanti, eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft. Volocity will be connected to U-Space, Europe's digital airspace management system. This ensures smooth and safe processes with all other airspace participants. Additionally, it will also have a direct connection JAL fornirà la conoscenza approfondita accumulata attraverso l'esperienza di operazioni di volo in sicurezza a un servizio di piattaforma operativa di mobilità aerea di nuova generazione. Inoltre, attraverso i servizi di mobilità aerea, JAL mira a fornire assistenza medica in aree remote per raggiungere obiettivi chiave di sviluppo sostenibile. The best route will be determined before each takeoff, based on weather conditions, traffic density and noise considerations. Always on and always connected. Alla fine di settembre, anche JAL, Mitsui Sumitomo Insurance e MS&AD Interrisk Research and Consulting, tutti investitori in Volocopter, hanno annunciato una collaborazione per accelerare l'ingresso di Volocopter nel mercato giapponese. La collaborazione di un operatore aereo, fornitore di assicurazioni e partner per lo sviluppo del business, nonché un pioniere della mobilità aerea urbana, rende questo approccio sostenibile e promettente. For urban air mobility. We are ready. Are you?